Adesso invito qui l'azienda Toschi. È presente? Sì, nessuno presente. Altrimenti invertiamo gli interventi, quindi inviterei Maurizio Maroncelli a questo punto. Con Salva Acqua. Economizzatori dell'acqua. Abbiamo parlato molto dell'acqua e quindi è ancora un intervento in questo senso. Prego. Buongiorno a tutti, sono Maroncelli, responsabile Salvalacqua, economizzatori a circuito chiuso al 100%. Scusa che vedo se riesco. Allora, Salvalacqua è un economizzatore, visto che qui si parla di consumo di acqua per tutti gli apparecchi in gelateria, non solo, è un sistema a circuito chiuso, una volta riempito non si consuma più acqua in nessun modo. Perché scegliere Salvalacqua? Prima di tutto è una questione ecologica, etica, si parlava di etica in quello che è il sistema di lavoro delle gelaterie e quindi per noi la parte ecologica è molto importante. Siamo partiti da questo, vedendo quant'acqua si consumava. Poi siamo arrivati a trovare, a mettere a punto un sistema che ci consentisse di non consumarne più e quindi un circuito chiuso a tutti gli effetti. Una volta riempito l'acqua corrente non si utilizza più. Il circuito chiuso ci aiuta anche per tante altre cose, intanto per avere una temperatura di acqua controllata abbastanza bassa, nel senso che aiuta tutti i macchinari ad avere una efficienza più alta possibile, quindi riduciamo anche i consumi di tutti i macchinari che sono in gelateria. Quindi oltre a risparmiare acqua, risparmiamo anche tutta quella parte di energia che se i nostri macchinari fossero alimentati con un'acqua a temperatura più alta, sprecherebbero perché ci metterebbero più tempo e quindi maggior tempo nella produzione del gelato, maggiore energia richiesta dalle macchine, quindi maggiore energia sprecata. Certo, il vantaggio economico perché non sprecando più acqua ci aiuta ad avere dei costi bassi di gestione e anche di costi bassi di energia perché riduce i tempi di produzione di tutti i nostri macchinari. Una convenienza economica anche perché è un sistema che non produce più calcare, quindi ci permette di avere dei macchinari che richiedono il minimo di manutenzione periodica perché non c'è più effettivamente diciamo, il problema del calcare sui macchinari, sui condensatori che richiedevano periodicamente la pulizia. E poi c'è anche il discorso sanitario, nel senso che essendo un circuito chiuso, tutto quello che circola all'interno dei tubi non è a contatto con l'aria, quindi a differenza di altri sistemi, il liquido che raffredda i macchinari non è a contatto con l'aria che respiriamo, quindi non c'è il problema di legionella o di tutte delle alghe, delle formazioni di batteri che si possono creare quando l'acqua è a contatto con l'aria. Visto e considerato che c'è un problema, nel senso noi comunque non consumiamo più acqua, ma consumiamo energia. E oggi con il costo dell'energia la cosa che stiamo cercando di fare è un progetto che abbiamo messo in piedi da qualche tempo e se ci riusciamo lo porteremo alla prossima fiera, è quello di abbattere i consumi energetici dei nostri sistemi di economizzatori del 90%. Ci stiamo lavorando da diverso tempo perché è importante, molto più importante, arrivare a consumare anche meno energia, dato che è quello che è, come dire, il discorso etico e la nostra macchina deve consumare energia per poter raffreddare questo liquido, che gira all'interno delle tubazioni dei macchinari. Quello che vogliamo fare è cercare di portare, nonostante siamo del settore con il consumo più basso in assoluto rispetto ai nostri competitor, vogliamo riuscire anche ad avere un consumo possibilmente ancora più basso, quindi stiamo lavorando per ridurre i consumi del 90%. Se volete vedere quello che noi facciamo da un po' di tempo a questa parte, siamo nel padiglione A. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.